Ci sono le iscrizioni alla Gymkhana, in effetti è il terzo campionato, questo è un campionato vero e proprio, vero? Sì, questa è la quarta prova del campionato 2015 di Gymkhana. Ecco, ci sono stati degli iscritti, come funziona? Allora, gli iscritti al motoraduno hanno diritto a iscriversi anche alla Gymkhana. Partecipano con un numero assegnato che si espone sul veicolo e faranno questo percorso che lei vede alla nostra destra. Praticamente lì non bisogna buttare birilli a terra, non appoggiare il piede a terra, non uscire fuori dal percorso e fare il tutto. E ci sarà in pratica un punteggio? Sì, e fare il tutto nel minor tempo possibile. Il punteggio che si acquisisce oggi va a incrementare i punti della classifica del campionato regionale. Siamo qui con il presidente dei Falchi Rossi di San Cipriano d'Aversa. Ecco, sì. Voi siete presenti qui, ritenete che questo motoraduno organizzato dai Vesuviani è comunque importante? È importante per l'amicizia che ci abbiamo, non è più nemmeno. Ok, ieri hanno fatto il giro su Napoli, un giro turistico, voglio dire, secondo lei lo considera come nel programma un elemento fondamentale? Un'ottima cosa, fatto un giro per Napoli per far conoscere a quelli che non sono di Napoli, Napoli. Siamo con il medico Dario Dorato, qui nelle immagini, medico del club I Vesuviani, un motoclub davvero straordinario, avendo all'interno anche un medico che si occupa di medicina estetica e medicina di famiglia. Chiediamo al medico Dorato, in realtà, ecco, avere un medico in un motoclub, perché è importante? È importante per continuare a insegnare la sicurezza, tutti quanti uniformarsi ai criteri di sicurezza, utilizzare sempre il casco, assolutamente rispettare tutte le regole del codice della strada, fare attenzione agli altri, a se stesso, non bere alcolici. I nostri soci lo sanno, però il nostro ruolo è anche quello di ricordarlo. Ecco, la tua funzione è quella nel motoclub durante queste sfilate di stare in ultimo e quindi di assistere chi è che si trova in difficoltà. Ecco, secondo te il ruolo fondamentale? Sicuramente è un'associazione fatta da soci che rispettano sé e gli altri, quindi quello che per ultimo ramazza, tra virgolette si dice così, chi si è perso ha un ruolo anche lui. Oggi abbiamo avuto l'esempio di uno che ha avuto un problema alla moto e io sono rimasto e l'ho recuperato e l'ho riportato e tutto è andato liscio e tutto è andato bene, ci siamo divertiti, è stata una bella giornata. Alla fine, quali sono le conclusioni su questo tour tra San Giuseppe Vesuviano e Napoli? È stato sicuramente bellissimo visitare queste zone interessanti di Napoli, sicuramente vedere che ci lanciano le cose, dipende. Il gruppo è anche questo, ci si diverte anche così. Abbiamo visitato delle zone divertenti a Napoli, abbiamo visto qualcosa di nuovo, ci siamo divertiti, abbiamo socializzato e tutti siamo stati più contenti. Come vedi, sono tutti molto felici. Ciao, buona giornata, grazie. Il club I Falchi Rossi di San Cipriano d'Aversa, giunti qui a San Giuseppe Vesuviano per assaggiare i momenti emozionanti di questo motoraduno, il sesto. Ecco nelle immagini il presidente, abbiamo tutto lo staff della Volpe. Alla fine in pratica voi siete giunti qui a San Giuseppe Vesuviano perché in realtà ritenete che questa è una realtà motociclistica e turistica molto interessante, vero?
Certo, molto interessante. E anche per onorare i nostri amici diciamo da sempre, i vesuviani, che ci hanno sempre onorato anche a noi. E anche se siamo partiti sotto l'acqua, pioggia, non si capiva quello che era, comunque siamo arrivati, perché i famosi Falchi Rossi non si arrendono mai, sono sempre presenti. Ecco, non si arrendono alle intemperie. Come un motociclista può vivere con le intemperie? Quali sono le strategie per vivere sotto le intemperie? Le strategie per vivere sotto le intemperie sono esattamente il coraggio di mettersi su una moto e partire senza guardare né come si dice, né l'acqua, né il vento, niente. Raggiunge solo un solo obiettivo, quello di andare a trovare gli amici di sempre. Allora vi ricordo che fra 5 minuti si parte per il giro turistico. Carissimi utenti, buongiorno. Buongiorno. Sono qui presente con il consigliere del motoclub I Vesuviani, qui nelle immagini, Casalnuovo. Casalnuovo, Maurizio. Ecco, Casalnuovo, davvero è stato un successo ieri con il tour che c'è stato tra San Giuseppe Vesuviano e Napoli. Sì. I turisti hanno girato intorno al Vesuvio e poi si sono riversati su Napoli. Secondo lei è stato davvero un grande successo, non solo da un punto di vista del motociclismo, ma anche per quanto concerne l'aspetto turistico? Sì, è stata una bella giornata di turismo e i motociclisti si sono divertiti. Hanno fatto un po' di cammino a piedi, però è stata una bella giornata. Bene, a lei cosa è piaciuto principalmente? A me non ho visto niente, perché abbiamo dovuto guardare un po' le motociclette, come con noi. Poi un altro consigliere ha fatto il giro con i motociclisti a piedi. Bene, ecco, ricordiamo questo dato molto importante, cioè quando i motociclisti sostano nelle aree di parcheggio eccetera, ci sono due persone, sì, responsabili, e che si occupano di osservare e di guardare, di controllare, sì, le motociclette, giusto? Siamo stati quattro persone a controllare le motociclette, i caschi, i giubbini e tutto il resto. Vanno da controllore, in più ci sono anche persone, alla fine quando si fa la sfilata ci sono dei medici, che è più l'ambulanza, sì, che in realtà controllano la situazione dei motociclisti. Sì, c'era pure l'ambulanza appresso per tutto il cammino, abbiamo fatto un bel giro, i vigili, abbiamo fatto una bella staffetta, abbiamo avuto una bella organizzazione. È stata una bella giornata. È stato un successo dal punto di vista turistico, vero? Sì, molte persone sono venute prettamente per il giro turistico, hanno visto molte, diciamo, molte bellezze che abbiamo a Napoli, tra cui il tunnel borbonico, varie piazze, hanno fatto, diciamo, una visita guidata, istruttiva, hanno visto le bellezze che abbiamo qui a Napoli, che diciamo che un po' a questo tempo le stiamo un po' tralasciando. E niente, è stato principalmente votato al turismo, perché sono venute persone da, diciamo, anche dal resto d'Italia, non solo dalla Campania, si sono divertiti. Di sera hanno mangiato una buonissima pizza qui offerta da noi dal club, e niente, ora ci stiamo organizzando per andare a fare un'altra escursione in una zona verde che è alla Foce. Ecco, ieri comunque, sentendo gli umori, alla fine ascoltando anche i motociclisti, sono rimasti soddisfatti del giro di ieri, vero? Sì, sostanzialmente sono stati soddisfatti, perché comunque parecchi che vengono per turismo cercano proprio di fare, diciamo, questo tipo di passeggiate in moto, diciamo, di dedicare andando a vedere monumenti, reperti archeologici, queste cose qua, diciamo, per avere pure un'idea di quello che si deve visitare in una città. Giustamente tu, le persone che sono del posto possono solamente indicare e organizzare un buon giro per far sì che loro si divertano tranquillamente. Io ce n'ho diverse di moto, che esco con l'altra, la Lehmann's 1000 modificata, e tutta un'altra moto, questa è una moto da passeggio, cioè ci divertiamo entrambi, però quella lì è un'altra cosa. Che tecnicamente questa moto quali particolarità possiede? La particolarità è che è una poltrona che cammina.
altro visitatore di Santa Maria della Carità. Ecco bene, la sua moto, i particolari quali sono? Vabbè, è un prodotto tutto italiano, anche se io ho un altro prodotto giapponese a casa, che è sempre inerente a una custom. E siamo un gruppo praticamente che siamo tutti customizer, appartenenti alla federazione Bikers, e giriamo per i raduni, per i vari eventi che ci sono in Italia. Un altro gruppo nostro stamattina sta ritornando da Valmontone, che c'è stata una festa anche lì a livello nazionale, e rientrerà tra poco per onorare i ragazzi dei Vesuviani praticamente. Beh, lei con questa moto dove è andato? Un buon giro per l'Italia, varie tappe, insomma, da nord al sud al centro. L'importante è che si gira e si crea aggregazione per tirare fuori un bel evento ogni anno. Un altro motociclista giunto qui con il quad, come si può vedere le immagini. Ecco, questo quad che cosa sta a significare? Che cos'è? Prima di tutto l'ho comprato perché purtroppo c'ho mia moglie che è disabile, e quindi per andare in giro con mia moglie l'ho comprato. Infatti ci sono dei pedalini apposta messi per disabili, per mia moglie, la prendo in braccio, la metto sopra e vado tranquillo. Una motocicletta non andavo bene con mia moglie. Poi vado a fare moto perché mi diverto, lavoro tutta la settimana, la domenica sono libero e quindi mi ci vado a divertire. Mia moglie purtroppo non vuole venire perché si vergogna, che anche perché poi... E quali raduni lei Io partecipo frequenta? Quasi tutti i raduni, questo sono venuto anche l'anno scorso, ad Ascea, l'altro come si chiama, a Lupo Solitario, e tutti gli altri che si sono fatti che adesso non riesco ad elencare. Con un altro motociclista, Nuceria Bikers, una moto di grande valore, vero? Sì, certo. Ecco, lei con questa moto quanti chilometri ha fatto? È uscito anche fuori dall'Italia, vero? No, dall'Italia no, purtroppo. Ma
comune di Sarno che ci ha gentilmente accompagnati in questa quarta tappa del motoraduno. Che c'è da dire? C'è da dire che noi abbiamo delle cose intorno a noi e non sappiamo neanche che esistono, quindi magari facciamo tanti chilometri per vedere chissà che cosa e poi ce l'abbiamo sotto casa. Volevo ringraziare, un saluto di ringraziamento al caro Milone Raimondo che rappresenta il sindaco di Sarno in questo momento. Vi apporto i saluti dell'amministrazione e in primis voglio fare i complimenti agli amici di San Giuseppe del motoclub di Vesuviani per questo momento, diciamo, che è stato fatto sul nostro territorio, agganciandomi a quello che diceva l'amico Michele. Molto spesso, soprattutto noi dalle nostre parti, abbiamo quelle risorse, quelle cose che non riusciamo a far uscire all'esterno. Vedo stamattina, ho visto che oltre, diciamo, a persone della nostra zona ci sono anche persone che non sono della nostra zona, quindi è un piacere avervi sul nostro territorio. Come amministrazione stiamo mettendo, diciamo, all'ordine del giorno la rivalutazione di quei siti, perché non solo il teatro ellenistico, noi abbiamo anche poco distante una chiesa, abbiamo un lungo fiume che meritano tutta l'attenzione di questo mondo, e quindi come amministrazione stiamo puntualizzando, stiamo mettendo all'ordine della nostra agenda politica la rivalutazione di questi siti, affinché questi momenti non siano fine a se stessi, ma offrano anche la possibilità di far capire che anche noi nel meridione abbiamo quelle risorse belle da portare al di fuori. Quindi faccio i complimenti a tutti quanti voi per un buon prosieguo della giornata e della manifestazione. Benvenuti a tutti a Sarno, è uno dei posti della Piana Vesuviana. Cominceremo a darvi una serie di notizie per inquadrare innanzitutto il posto in cui siete, per chi lo conosce e per chi non lo conosce. Da un punto di vista territoriale, geografico, ma soprattutto geologico, perché la vita delle persone è sempre determinata dai fattori naturali sostanzialmente. Noi qua in particolare nella Piana Campania siamo molto influenzati da quella che è l'attività vulcanica, dei vulcani che abbiamo nella Piana del Vesuvio praticamente, dai Campi Flegrei al Vesuvio, alle isole vulcaniche, ma diciamo anche a quello che è tutto il sistema praticamente fluviale e quindi il fiume Sarno, le acque, le sorgenti eccetera. Quindi è importante capire prima il posto dove siamo e poi capiamo il perché di certi tipi di insediamenti, perché per comprendere le strutture e gli insediamenti dobbiamo sapere perché la gente fa certe scelte sostanzialmente. Allora, ci troviamo nella Piana Campana sicuramente, che voi conoscete bene. Allora, già il suolo dove noi ci troviamo è particolare perché siamo su un basamento di tufo praticamente che ha 40.000 anni ed è frutto di un'eruzione gigantesca dei Campi Flegrei, che si chiama l'ignimibrite campana, perché il mare precedentemente arrivava un po' fino sotto a quello che è l'Appennino, insomma l'arco appennino che circonda, che fa un po' da golfo naturale a tutta la piana sostanzialmente, e quindi questa eruzione 39.000 anni fa fa sì che si forma un banco di tufo alto quasi 40 metri in certi punti, 40-50 metri, il famoso tufo di Nocera che abbiamo qua nella zona, da cui poi sono state estratte attraverso le cave i materiali di costruzione anche impiegati in questo caso praticamente, che poi vedremo nel caso del teatro. E su questo basamento poi abbiamo tutta una serie di altri eventi testimoniati praticamente da quelli che sono i detriti che si sono sovrapposti. In particolare, venendo al nostro discorso qua, noi siamo lontani per esempio dal Vesuvio, dice che c'entra il Vesuvio con Sarno. Invece è strettamente legata la natura dei due luoghi, perché il Vesuvio, che sembra lontano, sostanzialmente nel corso della sua attività, che è recente, riguarda gli ultimi 20.000 anni, nelle sue continue eruzioni i prodotti principali sono quelli da caduta, cioè quelli che vengono immessi nell'aria e poi ricadono nella direzione dei venti. Noi siamo qua sotto vento sostanzialmente rispetto al Vesuvio, per cui tutto l'arco
diciamo, appenninico, viene ricoperto durante le eruzioni da detriti, detriti sciolti, i famosi lapilli, le rene, eccetera, eccetera. Questo fa sì che con il naturale processo delle montagne che tendono sostanzialmente a sgretolarsi e a venire giù, questo amplifica questo tipo di fenomenologia e provoca sostanzialmente, non nello stesso momento delle eruzioni, ma connesse alle eruzioni del Vesuvio, ci sono le famose frane alluvionali praticamente. Le alluvioni che quindi a loro volta hanno influenzato tutto quello che è l'attività umana delle popolazioni che vivono sotto l'arco alpino intorno al vulcano sostanzialmente. Anche in questa zona dove noi ci troviamo, il terreno che voi state calpestando, e noi lo possiamo vedere anche in sezione da qualche parte, è sostanzialmente un terreno alluvionale, cioè qua è una zona dove frequentemente negli ultimi 3.000 anni sono testimoniate tutta una serie di alluvioni che hanno ricoperto i siti che mano a mano venivano costruiti, tra cui anche per esempio la chiesa che poi andrete a visitare è stata distrutta diverse volte da alcune alluvioni connesse sempre all'attività del Vesuvio, in particolare l'ultima è stata quella disastrosa connessa all'eruzione del 1631 del Vesuvio. Quindi anche in questa zona, come vedete, abbiamo una conformazione di tipo collinare che ha fatto sì che si sviluppasse praticamente questa cavea naturale su cui poi viene costruito la cavea del teatro sostanzialmente, e diciamo che nella sventura di questi tipi di fenomeni abbiamo la fortuna che le alluvioni sigillano quello che poi sono le testimonianze. Dice l'acqua è un fattore determinante, importante per la vita delle popolazioni, quindi dove c'è acqua, dove c'è il fiume, dove c'è una sorgente, è un qualcosa di soprannaturale sostanzialmente, era qualcosa di soprannaturale, quindi legato secondo queste popolazioni a delle divinità. E difatti qua già abbiamo delle testimonianze in questa zona, perché le sorgenti sono ovviamente antichissime, abbiamo delle testimonianze che risalgono già al VI, al VII secolo avanti Cristo, perché durante dei lavori di sbancamento, di scavo della chiesa che poi andrete a visitare, sono state trovate praticamente delle statuine votive, dei reperti fittili, così si chiamano sostanzialmente, che testimoniano che qua ci fosse un santuario o comunque fosse legato, ci fosse un culto praticamente della dea della terra, dell'abbondanza, della fertilità sostanzialmente, grazie al fatto delle acque. Veniamo al nome poi, il nome, la toponomastica, qua siamo alla foce, allora tutti quanti pensano alla foce come qualcosa che sia l'estuario del fiume praticamente, invece il termine viene dal latino fauces praticamente, le bocche o comunque delle insenature, perché ci sono due versioni su questa cosa, dell'origine di questo nome. Una versione dice che praticamente ci fosse una fortificazione tra le sorgenti e l'insenatura a monte dove poi comincia il fiume, e quindi questa fortificazione erano tipo delle forche, come le forche caudine, una forzatura, e quindi questo nome. Qualcun altro invece dice che anticamente in epoca romana il fiume addirittura uscisse da delle caverne molto grandi, e quindi queste bocche della montagna praticamente era il punto da dove usciva il fiume, quindi da fauces poi è diventata foce, che non c'entra niente con quello che è il discorso dell'estuario. Quindi diciamo che questa zona è già frequentata in antichità ed è testimoniato da quelli che sono i reperti archeologici, ma la cosa più importante è che il fatto che ci sia un fiume navigabile che da qui arriva al mare già in epoca remota praticamente, solo recentemente è diventato non più navigabile, ha fatto sì che probabilmente si pensa che ci siano state delle popolazioni nel VI, VII secolo avanti Cristo che approdate sulle coste campane praticamente si sono spinte verso l'interno navigando e arrivando fino a qui. Ovviamente questa teoria insomma sposa bene anche con quella che è il sito che ultimamente è stato trovato a Longolo, a Poggio Marino, dove addirittura c'è una stratificazione di un villaggio palafitticolo, cioè sono state trovate le palafitte praticamente che vivevano proprio sul fiume, c'era un villaggio che viveva sul fiume, che parte addirittura dall'età del bronzo fino ad arrivare al ferro, sono state rinvenute nelle campagne a pochi metri di profondità delle tombe belle
affrescate come quelle di Pestum, per esempio, cioè delle camere funerarie vere e proprie, di cui una in particolare è conservata nel museo archeologico qua di Sarno. E quindi perché parliamo dei greci? Parliamo dei greci perché si pensa, dal tipo di strutture che abbiamo e dal tipo di impianto architettonico di questo teatro, che questo teatro sia probabilmente opera dei greci, delle popolazioni greche. Diversamente dal discorso degli impianti come quelli di Pompei o di altre città, diciamo, che sono in un tessuto urbano e quindi immersi in una città, non si capisce, o perlomeno non si è capito, la motivazione di questo teatro. Dice, dove sta la città? Chi lo frequentava poi alla fine questo teatro? Cioè, da dove venivano? Il perché di questa cosa? E allora la connessione che fanno gli archeologi è con questa stipe votiva, cioè con questi elementi votivi, con queste statuette che hanno trovato in questa fossa, eccetera, e pensano che probabilmente a monte di questo teatro ci potesse essere qualche tempio e quindi essere un centro di culto frequentato dalle popolazioni che probabilmente vivevano poi nella zona più a valle. E quindi il teatro come funzione praticamente come un'estensione di quello che era il culto, e quindi con delle rappresentazioni sostanzialmente religiose, eccetera. Questo fino al IV, al III secolo. Poi si finisce con i greci, qua c'è una continuità praticamente, arrivano i romani e quindi i romani con la vicina Pompei, che quindi viene collegata e connessa con il territorio interno, anche in epoca romana sostanzialmente, e quindi da ellenistico, nella sua origine ellenistica, viene trasformato, ammodernato, ristrutturato sostanzialmente con l'utilizzo della pietra di cui parlavo prima, che è il tufo grigio, che poi potrete vedere da vicino, il tufo grigio di Nocera, dove c'erano poi le cave, viene ammodernato e viene riutilizzato. La parte che voi non vedete del teatro, dice, dove sta il resto sostanzialmente? Il resto probabilmente era realizzato in legno, ecco perché noi non l'abbiamo. O c'è un'altra ipotesi che ovviamente dice, essendo molto superficiale, la parte diciamo che poi è stata coperta, perché poi il teatro è arrivato a noi grazie a una famosa alluvione, perché nel momento in cui è stato abbandonato, tra le sterpaglie, ma soprattutto grazie ai detriti che dalla montagna sono venuti giù, e che di cui noi vediamo il livello originale è quell'albero lì, guardate, c'è ancora il tappo di un'eruzione del Vesuvio che si vede sulla destra praticamente, quella è un'eruzione del Vesuvio sostanzialmente. Quindi vediamo che quello è il livello originale, che nel 1965 viene rotto per costruire qui una fabbrica delle conserve della Star, praticamente questo è un insediamento produttivo, e per caso, per puro caso, viene fuori questa cosa. Però come a Pompei, ovviamente tutti i materiali di costruzione dell'epoca, dopo l'eruzione del 79 d.C. che distrugge Pompei e porta tutta questa zona in una situazione praticamente di povertà e di ricominciare da zero, il teatro viene sostanzialmente abbandonato ed è probabile che parti dei blocchi di costruzione della parte superiore della cavea siano stati anche asportati per riutilizzarli in costruzioni insomma vicine. L'utilizzo in epoca romana è anche testimoniato da altri ritrovamenti casuali che ci sono stati qua nella zona. Qualche anno fa c'è stata, ripetendosi come sempre nel tempo, una nuova alluvione nel 98 praticamente, perché purtroppo l'uomo perde la memoria storica, si dimentica le cose che succedono, quindi poi quando è successa l'alluvione, è successo perché succede sempre, cioè tant'è che qua non hanno costruito una città i nostri avi, perché lo sapevano insomma sostanzialmente, non erano così stupidi da fare insediamenti sotto una montagna che ogni 50 anni ti cade addosso praticamente, ed ovvio che vanno a vivere in un altro posto. E quindi diciamo che facendo dei lavori poi per questa alluvione, l'ultima alluvione che c'è stata a Sarno, dovevano costruire una vasca a poche centinaia di metri da qui, dovevano costruire un grande invaso per raccogliere le acque fluviali, hanno trovato
resti di, una, di insediamenti romani, cioè dove ci sono delle ville rustiche, quindi delle ville non diciamo nobiliari, ma delle ville adibite alla coltivazione, all'agricoltura sostanzialmente, e che quindi testimoniano che questo impianto si trovava in un tessuto praticamente non urbanistico, ma sicuramente di tutta una serie di ville che sono disseminate qua nella zona e probabilmente ancora sepolte, perché in tutto questo tutta l'area non è mai stata investigata in modo sistematico, cioè anche a qualche centinaio di metri da noi ci potrebbero essere altri edifici come in tutta la zona, e questo testimonia che questo teatro comunque funzionasse, almeno ha funzionato fino all'epoca dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che poi ha praticamente portato in uno stato di abbandono. Il teatro, tra le altre cose, era anche stato diciamo distrutto perché c'era stato il terremoto nel 62, prima dell'eruzione del 79 d.C., c'era stato un forte terremoto e l'epicentro è proprio qui, nella zona di Nocera, quindi a qualche chilometro da noi, che fa sì che crolla tutto l'impianto della scena, che è la parte praticamente qua di fronte alla cavea, che era alta su due piani, eccetera. Quindi probabilmente è crollata, si sono trovate diciamo delle testimonianze di crolli e poi di ristrutturazione, perché comunque qualcuno ha cercato comunque di ristrutturare fino all'eruzione, che poi ha portato un po' all'abbandono. Da lì poi, dal 79 d.C. è tutta la zona dell'area vesuviana che viene un po' riorganizzata sostanzialmente, ci sono delle grosse speculazioni anche di tipo edilizio, fondiario, vengono riorganizzate le proprietà, i terreni, molti abbandonano, eccetera, e quindi cambia un po' tutta l'organizzazione, anche diciamo il sistema e l'assetto proprietario di tutta questa zona. Il teatro va un po' nel dimenticatoio, poi probabilmente con l'eruzione del 472 c'è il sigillo finale, nel senso che c'è una forte eruzione nel 472 che fa sì che una nuova frana, una grossa frana dei materiali che si depositano sulla montagna viene giù, lo copre definitivamente, copre quello che c'è, e da allora poi si perde la memoria di questo teatro. Di tipo ellenistico, perché poi i romani non fanno altro che copiare quello che è il sistema greco, insomma, è la cultura greca. Questo negli stili architettonici, dagli stili architettonici in genere, quindi con il sistema di capitelli, colonne, eccetera, eccetera, ma anche quello che è connesso alla cultura, e quindi i teatri che sono tipici e loro, che poi loro trasformano, innovano, unendoli in un'unica forma, come per esempio a Pompei, dove poi creano gli anfiteatri, cioè che sono, non sono altro che due teatri messi insieme uno di fronte all'altro praticamente, e quindi con la forma, con l'arena centrale, quindi con una forma ovale sostanzialmente, ma alla fine sono due teatri, quindi da Anfides teatro, cioè doppio teatro, e creano, però il teatro è di origine sostanzialmente greco, ellenistico, quindi diciamo che originariamente i greci scelgono la zona dove edificare il teatro sempre in modo molto oculato, ambientandola bene in quello che è il contesto dove lo fanno sostanzialmente, sfruttando anche quelle che le risorse del posto. Anche qui ci troviamo di fronte a una scelta molto precisa, mentre nei teatri per esempio cittadini di Pompei eccetera, loro avevano l'esigenza di dover costruire una struttura portante, poi molto possente per sostenere la cavea, le gradinate e tutto il resto. In genere i greci erano furbi, costruivano sfruttando quello che era un impianto collinare di base, dove quindi non avevano bisogno sostanzialmente di andare a creare delle strutture di sostegno, quindi in genere ci troviamo sempre di fronte a delle strutture collinari che hanno un doppio vantaggio, che non solo non fanno sì che non c'è bisogno di costruire delle strutture di sostegno, ma già di sé naturalmente creano quello che è uno scenario naturale, perché se si sta su una collina vuol dire che di fronte c'è un panorama, c'è un qualcosa che è di fronte a un'altura, e quindi
si sfrutta quello che è l'effetto scenico, perché ovviamente in origine non c'era ancora, come poi faranno poi i romani, la costruzione di una scena vera e propria, la collina alle vostre spalle sostanzialmente, sfruttano questa collina, questo scenario naturale, voi dovete immaginare che ovviamente noi adesso siamo su dei piani molto più alti di terra, ma diciamo all'epoca quando è stato costruito sicuramente c'era una vista meravigliosa che dava su una piana che arrivava fino al Vesuvio, al mare, e quindi c'era già questo panorama di sé che rendeva questo posto assolutamente meraviglioso. Quello che dove siete seduti adesso praticamente è il rifacimento che è stato, diciamo l'ammodernamento che è stato fatto in epoca poi romana verso il secondo, il primo secolo avanti Cristo sostanzialmente, dove c'è l'utilizzo di questa pietra dove siete seduti, che è tufo stranamente, non è lava, non è eccetera, perché non si in genere si utilizzano i materiali di costruzione più semplici da utilizzare e che sono più reperibili. Il tufo di Nocera è vicino, basta andare a qualche chilometro da qui, c'erano le cave e quindi la possibilità. Poi c'è la possibilità di una lavorazione più semplice dello scalpellamento rispetto alla lava, e che fa sì che praticamente le forme che loro poi danno ai sedili, alle spalliere e tutto il resto sia una cosa abbastanza semplice. Questa gradinata in pietra dove siete seduti erano i posti riservati alla nobiltà, diciamo così, ai personaggi di ceto evoluti, perché stavano sulle prime file, avevano dei posti che probabilmente erano assegnati e quindi erano della famiglia sostanzialmente, e qualcuno più fortunato ancora aveva la possibilità con dei sedili di legno poi di sostare proprio in quest'area. Questo faceva sì che di avere praticamente la scena immediatamente che è alle nostre spalle, eccetera. Ci sono dei gradini di accesso laterali. La cosa bella di questo teatro è che lì non si è conservato, ma dopo quando scendete potrete vedere che agli accessi ci sono queste pietre sono lavorate con dei grifoni alati praticamente, sia a destra che a sinistra, cioè quindi che danno accesso ai tre ordini praticamente della gradinata, e poi c'erano gli accessi alle gradinate superiori. Quindi diciamo da questo lato abbiamo la cavea con i primi posti in pietra, e poi probabilmente fino a dove oggi vediamo gli alberi c'era la gradinata, e quindi possiamo immaginare una capienza anche di diverse migliaia di persone, insomma, sostanzialmente. Palco che è questo, l'altezza del palco diciamo che si vede ancora lì dove c'erano le assi di appoggio del palco, in quella zona lì. Praticamente il palco è realizzato con un'altra tecnica, vedete la muratura che è tipica di quella che potete vedere anche in altri posti romani, l'opus reticolatum, cioè questi tasselli romboidali posizionati in una certa maniera, sempre in tufo, però sono sempre in tufo, mentre poi tutto l'edificio retrostante viene realizzato con un altro materiale che è praticamente molto particolare perché si trova solo in questa zona, che è il calcare di Sarno, il calcare di fiume, cioè che non sono altro che resti vegetali, cioè di quelle cannucce che vedete lì, là sopra, ancora oggi praticamente, resti vegetali di quelle cannucce che nel fiume praticamente si sono calcificate, hanno perso la parte vegetale fibrosa e sono diventate delle pietre sostanzialmente, e quindi è realizzato così. Quindi qua avevamo il palco che ovviamente ha una parte sopraelevata, sotto era vuoto perché permetteva praticamente agli attori o alle macchine di scena di poter essere portate dal basso verso la scena. Poi alle sue spalle c'era praticamente la scena vera e propria, che era il fondo teatrale, diciamo così, il fondo teatrale dove c'erano delle colonne di qualcuna crollata, ne abbiamo i resti qua con le scalature eccetera, c'erano le colonne, i capitelli, le arcate fino ad arrivare su, mentre dietro l'edificio che si intravede dietro era un edificio a pianta quadrata molto ampio, era praticamente poi il luogo dove gli attori preparavano la scena, preparavano la commedia che doveva andare in onda, che dovevano rappresentare, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che gli accessi
erano sia da laterali, da quelle sui due lati, e la principale via d'accesso probabilmente era in quella zona. Tutta la zona deve essere ancora investigata, cioè noi non sappiamo poi precisamente che cosa ci sia più avanti, tanti da sapere che anche in quel caso lì abbiamo una stratificazione sostanzialmente. Si dice che il primo impianto, la prima chiesetta nasce intorno al 500 praticamente, grazie a una leggenda che narra che praticamente delle signore che erano venute a lavare i panni nel Sarno avevano visto l'immagine della Madonna, eccetera.